Stanno tutte mangiando le uova pasquali e non mi calcolano di pizzo. Chi sta a Non lo mangiare? so, ma non c'è nessuno in diretta. Stiamo informando, attendi, stiamo invitando altri follower. I miei follower non ci sono. Tra l'altro è buio. Una follower! Oh, stavate mangiando le uova pasquali e non mi avete calcolato. Nessuna! Noemi, ciao. C'è Noemi, la fidanzata di Riccardo, in diretta. Chi è Riccardo? Mio nipote, cioè mia sorella, non so se si farà vedere, però sarà una voce fuori campo, ok? Ci sarà una voce che farà battute, mi prenderà per il ciul e fuori campo. Ciao Steffi Henry, c'è la mia amica, c'è Mona. Ok, ho deciso di fare questa diretta perché letteralmente mi stavo annoiando a casa di mia madre. Stavamo smangiucchiando le uova di Pasqua dei bambini, sorella. Siamo due ladre, due galline, anzi due volpi che vanno nel Ah, mi si pollaio a vedono. rubare. Certo che mi vedono, a te no, ma sì, tu stai fuori No, tu ne campo. vedi altre. No, io vedo che loro scrivono. Buona Pasqua a tutte, auguri. Ci hanno Io e mia capito. sorella siamo due Ma rubagalline, tu sei una due matta. volpi. Non mi fate fare queste cose. Aiuto. Mia sorella mi fa strozzare, vedo dei ciao ciao, mi salutano. Buona Pasqua anche a te. Dunque, dicevo che Sì, mia sorella mi ha Alessandra. fatto Ho le capito perché volpi. Alessandra mi occupa la cucina la sera. Se fa le dirette. Fa le dirette e parla da solo. Ah, Perché io passo e vedo nessuno che fa. Ah! ciao Emma, finalmente te ne vai, Laura? La tua voce Liberiamo! fuori campo mi piaceva. Allora, dicevo, ciao Emma, finalmente riesco a vedere una tua diretta, non ti ho abbandonato. Neanche io vi ho abbandonate, ciao Issa, non vi preoccupate, è stato un periodo un po' duro in cui io e mia sorella, soprattutto oggi, facevamo le volpi da pollaio, siamo andate a rubare le uova dei bambini e ce le siamo mangiate. Non sto scherzando, io e mia sorella l'abbiamo fatto. Lei si stava leccando le zampe adesso. Voi state a mangiare gelato, non so se sono fatte fuori le uova dei bambini. Tanto certe fondenti non le mangiano. Allora, ho una collanina, fra poco vedete pure la giugulare. Ho una collanina cropped che ho preso collo taurino. Ci sono andate matta, la cioccolata c'era qualcosa. Che ho preso non nell'uovo di Pasqua, ma da H&M questi giorni. In più ci ho messo paste e orecchini perché io ho forme di cerchi, cioè ho orecchini a cerchio di tutte le forme. Questi sono un po' ovali che ho abbinato a queste due collanine, che sono un set che vende a 6 o 7 euro e ce n'è. Ma poi ho su, che sembra rosso fragola, ma è un bellissimo fucsia. Tra l'altro non si apre rispetto a quello di Zara. C'ho un capello che mi sta dando noia. Eccolo, lo No, de là vedo. dormono E tutti. allora vieni qua. Pratica. Coglione. De là Ah! Beep! dormono. Beep per YouTube. Vai, mo mi prende in giro. Fammo una diretta un po' spericolata. L'altra volpe che si è mangiato come le Sono uova. qui. Dunque, questo coso, no? Questo body, Si sono capelli. bellissimo. Ce l'allunghi quanti miei. Parliamo di trucchi, Laura, che tanto a te non ti No, interessano. Mia perché io non mi sorella non si trucco trucca mai. mai, quindi Perché sto c'è. sempre in La palestra, quindi non ciofeca di faccio casa che si acchitta trucco. so io, capite? Stai benissimo, ciao Manu. Grazie, Antonietta. Cioè, tu parli da sola un po' che No, parole. leggo i commenti. Mia sorella mi è Ringrazio. stata No, amata. io so, non so tanto Allora, fa queste cose, però. niente. Si trucca. Trucchi, no, già Che sto sono queste, le truccata. cocche? Oh, certo che sono le cocche. Sono Oh. sempre quelle di cocche di Sei coso. sempre le cocche, quelle che prendete in giro. Deve prendere in giro a me e a voi. Chi è? Filomena, ciao, auguri anche a te, auguri a tutte quelle che si sono appena collegate. Pochettina Fa sbrilluccicosa vedere che. che c'hai, Cia, quella cosa. Sì. Gira un po'. Ma che è sta? Me la tutte le proprio. Mi pare da Pinky, non me lo ricordo andando a comprare. Comunque, ho portato i miei trucchi super speciali da mia madre Ecco, truccami, perché. facciamo una truccata in diretta. Via qua, adesso alla notte trucco di là e poi famo vedere perché in questo momento devo mostrare alcune cose. C'è un sacco di cose da farvi vedere. I miei trucchi fissi, fissi. Ho provato un dupe della matita di Pupa, quella che tanto cercavate voi e che tanto cercavo pure io perché era andata fuori collezione. E io mi sono mangiata tutte le unghie per colpa di questa cosa. Allora, vi faccio vedere una cosa Ma che lei mi. unghie se magna Ah sempre. sì, ormai è diventata una cosa fissa. Non mi va più di farli crescere, ok? Quindi non me lo chiedete più.
non me lo chiedete più, è il periodo di smangiucchiamento, ok? Vado a periodi, sto sì, momento 375 giorni. No, è un anno che ci riesco. Allora, blush, questo qui me l'ha regalato Mari tanto tempo fa, è di Benefit, e sa di camomilla o di tè, non l'ho mai individuato, ed è della Benefit, è un bellissimo color rosa, molto brilluccicoso, però non si vede niente perché stavo in camera di mia madre. Ma se può accendere un'altra luce, là, tipo quella che dà... Mettimi i riflettori! Laura, accendi la luce per favore! Poi, sempre una cosa che uso saltuariamente, anche questa di Pupa, io non vi so forse dire... Ah, la Pink accende. News! Esatto, quella alle spalle, ma come si accende? Da là! Aspettate, piccolo tempo... Loro si divertono perché io tanto matto. Allora, Pink Muse, quindi vecchia collezione di Pupa. Io sempre le cose di Pupa, vecchia collezione, per cui poi quando finisco rimango fregata. Che è un illuminante però in crema, e questo mi piace perché ormai vado per gli anta. No, io ho superato gli anta, perché dopo domani, che è il 3, faccio 42 anni. Per cui cose in crema e gel. Non sopporto più le polveri, mi si infilano nelle piccole pieghette, mi fanno sembrare più vecchia di quello che già non so. Quindi sorvoliamo. Poi ho i pennelli, quindi stiamo facendo What's in my makeup bag? Come cavolo? Perché non si può ciglia? Mi sono la vista di che mi sono appiccicaste ciglia finte sugli occhi. Dove hai preso questo body? Da Katia Jacquet, no? Ma che lo devo dire? Vedevo di tutto. Che cazzo è la fama della gente? Se non glielo dire. Da Katia Jacquet. Molto sacca, sì. Oh, mi sorella mi piangero. Questo pennello che diceva, dopo vado a truccare mia sorella e poi se fa una passeggiata e forse andiamo da Tagli. E lei mi accompagna al circo. Katia Jacquet non si scrive con C, si scrive con la G e non con la J. Ah, Filomena. Allora, pennarello, intanto so che non c'è stata che di più niente perché stiamo a far casino e sto pescando random. Dai, queste ciglia. Allora, pennarello per le sopracciglia perché non ce l'ho, il tatuaggio se ne sta andando e quindi io a piccoli tratti, anzi me li ripasso pure. Cioè, la persona che sotto mi rema contro, così aumentiamo la difficoltà del video e voi testate quanto io sono brava nel parlare, ok? Perché ci deve essere l'antagonista là. Poi ho trovato il dupe, finalmente, sto sudando. Che è sto dupe? Si dice dupe in inglese. Il sosia, va, chiamiamolo così, mia sorella capisce. Il sosia. Quando tu non trovi più una cosa che ti piace, vai a cercare una cosa simile. Allora, e ce l'ho su oggi, devo dire che è molto simile. Quindi, per chi ha cercato questa matita, made to last, automatica, bla bla, la numero 206 di Pupa, ho sbagliato di qua c'è il temperino. quella famosa che mi dite sempre che è bellissima sulla riga degli occhi, qui praticamente come eyeliner, che io sfumo, che è un prugna marroncino, che vi piace sempre a tutte, mi chiedete che cos'è, che cos'è, che cos'è. In pratica ne ho tante di queste, però stanno finendo. Quindi che ho detto, mi lei sono data una smossa. Poi dice che stanno a finire, le compro tutte lei. Poi vado nello stesso negozio e dico, ma come è finito? Non le trovate, perché in realtà c'ha tutte a casa lei. Ah, come stanno? Guarda per me, sto vedendo, ma te le sei comprate tutte te? Perché ti torno. E guarda, le sei finite a scuola. Quindi se non la trovate, venite a comprare a casa sua. Io penso che dopo questo video che metterò su YouTube, vi cancellerete dal canale. Dunque, Mr. White, che è la De Balma, cioè che fa queste cose, no? C'è un dupe che si chiama... Oddio, credevo che c'è scritto Sailor Moon, perché c'è scritto Seymour Romance. E io credevo di aver letto Sailor Moon, che sono poche matite, molto individuabili perché è l'unica prugna ed è viola in pratica. Non so se c'è un numero, ma vattela... No, non c'è, vattela a pesca, non c'è, perché sono queste matite qui automatiche della De Balma. E il colore, ragazze, è molto simile a quello della Pupa, per cui solo che costa, no, beh, più o meno simile a quello della Pupa, dura tantissimo, è resistente comunque. Quindi se la comprate di meno, correte, perché... Se ne sono comprata solo una, perché ho detto la testo a casa e glielo dica alle ragazze, è identica. Chi è che scrive? Tua sorella come sottofondo è troppo forte, grazie, mi lo pensa a dirti, eh? Simpatica tua sorella, ah! Bene, Laura, farei sempre video con me, ok? Certo, vero? Oh! Perché non c'è niente da fare. C'è niente da... Comunque,
Questo è il pennello invece di Kiko che io stramo per i fiori, ma è pure bello morbido. Oh, che bello. Vabbè, basta. Correttore che io ho cambiato e tu su quello di Kiko che ha cambiato colorazioni e tu Ancora non ci quello piace di più. moda. Quello di Kiko no, non c'è più, finito, morto, l'ultimo papa, zazza, hanno cambiato colorazione, hanno messa gialla, marrone scuro, un giorno ci sono Siamo andata, cinesi, siamo. mi sono messa, e il colore qua sono uscita che c'avevo due mattoni, ho detto ma che è? Allora sono andata di fronte, guai con sta di fronte, e ho trovato questo che è, non meraviglioso, di più dopo te lo provo, un cancello occhiaglie meraviglioso, tra l'altro morimettore, e tra l'altro illumina, e mi piace, perché mi fa pure da base, perché io non me lo metto, cazzo l'ho messo a combinare. Non me lo metto solo qua, mi sa che non ho messo troppo, ragazze. Oddio, un panda! Sbregamose, Panda! sbregamose. Comunque, illumina. Laura, mi viene una servietta. Dai, non mi fa pulire sui jeans. Lo fate mai così? Sempre io. Poi, random, quindi quello è il correttore. Scusate, non vi ho detto il numero. E allora, ed è il numero 106. Il liquid concealer di Wycon, gli unici fatti così che costano 6 euro, quindi gli dà una pista a quello della NARS, il Radiant, che io amo, che è un po' più stucchevole, un po' più però illumina da paura, però costa tipo 25 euro, 26 euro, questo 5, cioè, voglio dire, prendiamoci tutti questo, e dura pure di più. Se lo trovate, questo prendiamo sei tu. Sì, perché poi alla fine mi sono presi tutti. Io Fammi vedere quello, ce l'ho questo pure l'ho io. distrutto. Poi ce n'è Fammi un altro uguale a casa che è di una vecchia collezione di Kiko. vedere. Sì. Questa l'adoro. Ma tu hai preso questo o quello color biscotto? Questo è rosa. Ce n'erano tre, c'ho tutti e tre. Non lo so Questi e perché. tre Calcola che a Impulsive me invece Mood. a lei non gli durano niente se ne compro Sì, 300, a me perché io invece ho consu... a lei, ah, perché 90. lei si trucca poche volte, io mi trucco tutti i giorni, quindi guarda che io ho fatto. Oltre il solco si è pure staccato un pezzo e se n'è andato. Questi li amo. E tutti gli anni, sia il pack, io lo riconosco dal pack, per fortuna, è l'unica cosa che amo. Allora, Kiko mi ha stancato e Wycon un pochino meno, ma Kiko mi ha proprio stancato. Collezioni tutte uguali, i rossetti sta facendo lucidi e colori stucchevoli. E poi scuri, 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 io non me li metto, sti colori d'estate in primavera con rossetto mattone, cioè, no. C'erano delle colorazioni scure, ha fatto dei finish che non mi piacciono, gli ombretti, le matite non li sto guardando più, in più mi ha stancato proprio il loro architetto barra designer là che fa tutte ste sempre lo stesso pack, ma annoia pure quello, ma annoia. Però quando vedo il blush così, che è molto luminoso, quella è l'unica cosa che mi piace, ma ha alzato un po' troppi prezzi pure Kiko. Pure, La non è mica che voglia, ce l'ho più. sto coso tipo mi pare quindi, no, 16 euro la terra, no, 22 la terra e 16 il blush, fuori di testa. Poi, sempre random, ho questo rossetto di Wycon, sempre collezioni limitate, infatti io odio le collezioni limitate, ti piace, ti innamori del rossetto, il momento che te ne innamori, ci torni, ci sta più. Questo è il numero 2 Sweet Rose, ma è la collezione Miao Miao, io la chiamavo, perché è Miau tipo, miau. sì, del gatto, c'è il disegno del gatto. Dove sta? Sta qua, ci sta nero, andiamo su, Mi lip sembra cream, coniglio. che è un bel, no no no, il gatto è pure nero qua, miau miau, e quindi non l'ho trovato Vabbè, la più, e facciamo me vedere lo, cioè, dentro, è un bel rossetto, ma tanto non lo no? vendono più, Miau miau e poi andiamo a vedere. mi piace perché va indietro, quasi alla stregua di quelli dei MAC, ma manco quelli di mia sorella sa che, No. stanno a chiedere, poi gli faccio vedere una cosa dei MAC e vediamo se rinviene con la marca, la conosci? Sì. La conosce. Que Vabbè, chi è che non conosce MAC? Su questo lo comprai svariato tempo fa. È un illuminante liquido bronzante. Qua c'è scritto Touch Bronze qua. Ed è, l'avete sicuramente visto tutte. Si può usare o la sera picchiettato, non dico su tutto il viso, però nei punti belli, soprattutto d'estate, perché questo è un colore bello intenso per l'estate, perché c'erano tre graduazioni di colore, io ho preso quella più scura perché quel periodo ovviamente era estate, ero abbronzata e io queste cose diciamo che d'estate soprattutto me le mangio a colazione, nel senso che ne faccio uno smodato uso, ovviamente picchietto poco perché non è, mi piace l'effetto che fa, ma non voglio andare in giro insomma come un pagliaccetto, non mi piace, però in qualche punto tipo il naso qui, gli zigomi, dà un bel po' di luce, soprattutto all'abbronzatura. E poi arriviamo a quella cosa che proprio non può mancare nella mia trousse, che è questa, che mo gliela faccio provare a mia sorella, che È nonostante, casa. ecco, è finita, che nonostante ci sia una bionda qua, io l'ho trovata perfetta per me che sono mora. Io adoro questa terra qui, questo bronzer della The Balm.
Costicchia, però mi dura un anno. E l'ultima volta mi è caduta, ne era rimasta poca e mi è caduta perché purtroppo poi quando cominci a fargli i buchi, se minimo prende una botta o cade, si frantuma, è inutile stare lì. Ed è un colore stupendo, comunque non hanno anche questi i nomi. È meravigliosa, mi avete sempre chiesto che cosa uso sul viso. Lei mi dà un tocco di colore satinato, è un bronzer, è una terra. Ah. È bellissima e tanto che anche la collega se la vuole comprare perché gliel'ho fatta provare. Un giorno me l'ha vista sul viso che mi rinfrescavo il trucco prima di andare via e mi ha detto: mamma mia, che bello, ti fa proprio un aspetto satinato, vellutato e poi dà colore, però allo stesso tempo è leviga la pelle ed è bellissimo, altro che fondotinta. Ovviamente alleggerisce, vedete com'è leggero pure il viso senza fondotinta nelle pieghe. Io non ho Io questa, non uso, manco mia sorella usa manco la terra, quindi sta anche meglio di me. Ancora meglio. E poi come blush io non ne ho uno fisso proprio, io cambio sempre. Ultimamente mi sono fissata con questo di Wycon sul rosé così mauve, mi piacciono, mi danno luce al viso. Compact blush, questa è nella colorazione comunque è mauve. Arriva Attila, c'è anche Attila. Bella, siamo, siamo fritte se arriva Attila. Poi che altro c'è? Burro cacao mio. Burro cacao mio adorato, che è questo qua preso da limoni barra limoni, adesso ha fatto gruppo con la Gardenia, sono diventato un'unica azienda e se lo trovate ragazzi, io ieri torno da limoni e non c'era più ieri mattina. Che cos'è? Mi sono innamorata di questo burro cacao, tu a parte annusa, al burro di karité, ma tu non puoi capire sulle labbra, all'inizio lo odiavo, dico ma che cacchio, mi sono comprata a 5 euro, io sono patita dei burro cacao, ne compro continuamente. E quando io la sera mi sono messa questo coso duro, la prima volta che l'ho messa era duro, poi man mano sempre, poi si scioglie sulle labbra, la mattina dopo mi sono vista le labbra più rimpolpate, al che ho cominciato mattina e sera a mettermelo, un tocca sana, io questo burro cacao lo devo ritrovare. Ragazzi ciao, poi il mio... La mia tinta labbra preferita che non ho adesso sulle labbra perché adesso ho Fuchsia in Love di Barbie, collezione di Wycon, che è la 106 che a mia madre è piaciuta oggi e se l'è voluta mettere, non so se poi gliela comprerò, gliela regolerò, è la collezione Barbie, la 106, che è anche la preferita della mia Steffi. E poi la 77 di Wycon, che adesso farò provare a mia sorella, che è un bellissimo nude, regala le labbra un effetto colorato ma molto naturale, quasi impercettibile, però quando mi trucco con questo trucco sugli occhi e questo rossetto, diciamo che è il mio trucco da tutti i giorni, tutti mi dicono che ho la pelle riposata, il viso più fresco al lavoro, ma che bel trucco, e ogni volta riscontro che è dovuto anche e soprattutto al tocco che dà non solo il trucco sugli occhi che io ho cambiato e sto usando colori sul prugna, ma soprattutto a questa tinta labbra 77 di Wycon, la Basic, quelle che ormai stanno fisse in gamma, che trovate sempre, questa è stupenda. Tra l'altro mi ha detto la commessa di Wycon di Tor Vergata che da quando io parlo di questa tinta labbra da lei va a ruba, vanno lì e gli dicono ma la tinta labbra che indossa mazzo, ne so che c'è andato, cioè vanno perché ragazze insomma. E poi un campioncino, ce ne avevo tre, già l'ho consumato, adesso glielo dico anche a mia sorella, una crema sicuramente costerà tanto, non lo so, devo ancora chiedere. Ieri da limoni, già l'ho usata tre volte, pensate te, pensate voi, che da limoni mi hanno dato tre campioncini così di Shiseido, vi voglio fare la foto qua su Instagram, ciao, anche il burro Wycon ottimo, l'opero vero Filomena. Questa crema della Shiseido chiamata Essential Energy, che è un gel crema, io lì per lì, quando l'ho aperto, ho visto sto gel trasparente, ho detto, scettica come mia madre, è là, ma che mi ha dato questa, idratante, una solita cretinata. Me la vado a mettere dopo, ieri che avevo fatto la doccia, non i capelli, l'ho lavati oggi, me la stendo, dopo che avevo fatto poi una maschera, io faccio le maschere quelle... della Geomar per il pure viso, io. Sono fantastiche, sì. Idratantissima, mi stendo questa, dico ma proviamo, perché volevo cambiare crema, perché adesso sto usando quella della Nux, mi pare, sì, che non mi fa impazzire, non vedo l'ora di terminarla e non la comprerò più, non mi piace l'odore, non mi piace la profumazione e non mi piace la stesura, non mi piace, non mi sento la pelle idratata. Ragazze, non lo so quanto costa, forse me la faccio regalare da mio marito per il compleanno, uno dei regali che lui ha detto me ne farà qualcuno in più, ovviamente non avranno uno con una grande cifra, ma saranno vari regali, per cui mi sa che invece del profumo, io mi azzecco proprio come si dice azzecca a Napoli, come?
Non so come si dice. Mi prendo questa crema qua della Shiseido, dove vi metto la foto. Io non ci credo, mi sono vista la pelle, giuro, un'applicazione levigata. Mi sto tenendo questo campioncino come se fosse Oro. l'oro, oro colato. Una cosa incredibile. Io oggi mi sono vista il viso rinato, che era un po' di giorni che me lo vedevo stressato, probabilmente anche il freddo che ho preso, insomma, sti giorni. E poi tiro fuori tutti e tre i miei mascara preferiti. Allora, in realtà il primo in assoluto, che tempo fa io decantavo tanto, è stato superato, che era questo, che costa tipo 2 o 3 euro, che è di Essence. E la vestrima, chi è che non conosce questo mascara qua, col scovolino bello cicciotto, che oggi ho messo su, vedete, mi piace, mi piace l'effetto ciglia finte. Tante ciglia, poi ovviamente sto usando quel prodotto per ciglia, bla bla, neanche vi sto a dire che è fantastico. E poi c'è questo, allora, il mio primo in assoluto è diventato lui di Wycon, mi sta piacendo tanto le linee di Wycon, che è Infinity Lashes, che è praticamente questo mascara qui nero, anche questo penso conoscitissimo su YouTube, su Instagram, decantatissimo, lo adoro, costa tipo anche questo 5-6 euro, comunque stanno tutti sotto i 10 euro, tranne quello che ho in mano, che è questo della L'Oreal, costa 14-13, però è due in uno, perché da una parte ha il primer bianco, questo lo adoperavamo noi quando eravamo più Sì. piccole, e lo rifanno della L'Oreal, questo diciamo che rimane abbastanza imbattuto quando vuoi un effetto bello finto, bello stronga le ciglia. Passi la parte bianca e poi c'è scritto anche il numero 2, che è la parte nera, questa qui, costa tra le 14 e le 16 euro. Da acqua e sapone c'è sempre lo sconto, insomma, Che che ricordi. le addò. Ma questi c'erano fatte tante versioni la L'Oreal, tanti che ricordi davvero, stavamo le ore con sti mascara io e mia Col sorella, fono io. col fono d'aria fredda per asciugare il mascara Sì, per e farsi venire per ciglia farle così. venire le ciglia in su, col fono che stavamo inventate, uno di questi giorni l'occhio non si sa dove andava. Vabbè, poi vi ho fatto vedere già questo, un rossetto che tengo sempre, anche se nella mia pochette da trucco, anche se lo sto adoperando molto meno, che somiglia vagamente al numero a Merdy Mac, che è il mio preferito in assoluto della Mac, e della Smashbox, ed è questo colore rosa, ma già me l'avete visto in tante, tantissime, mi avete chiesto sempre che rossetto era. Allora, il nome io ogni volta non lo riesco a vedere, ragazze. Forse Be Legendary, o non so se Be Legendary è praticamente, e Stylist Matte è il nome, perché la linea forse è Be Legendary. Comunque, questo rosa praticamente che mi avete visto in tantissime della Smashbox, è stupendo. Ma tutti i rossetti Smashbox hanno un finish idratante, matte ma cremoso. Cioè, non è lucido. Io purtroppo, se mi devo mettere un lucido, mi metto lucida labbra. E infatti, io ho di Clarins, Che stai a fa? non lo so, fastidi. Odi, ragazzi, potete andare di là per favore a giocare? Vi prego. Dai, per favore, devo fare delle cose. Voglio vederti, E io scendo qua poi di là, se questo non ti qui vedo. di Clarence, che io vi ho già detto che è lucidalabbra mio per eccellenza. Il numero, non me lo ricordo se era il numero 8, sì, è il numero 8 della Claren, non so perché lo chiamo in questo modo orribile, che è quello praticamente io adopero tantissimo in primavera, ma soprattutto in estate, lucidalabbra, perché tendo a truccarmi meno le labbra, meno il viso, perché già sono abbronzata, e dopo i rossetti molto forti, se non è sera, sembrerebbero un po' stucchevoli. Inverno già è diverso, il trucco è un po' più marcato. In estate preferisco cose lucide, un Cose pochino fresche. cose fresche. Quindi lucida labbra, insomma, regala un effetto, un allure un pochino più naturale. Poi, È ultime finita sta cose. borsetta, già a fondo. Sta forcetta c'è a fondo. Pennelli della Zoeva, come se non avesse un domani. Vi faccio vedere anche il mio preferito, non lo trovo. C'era questa lingua di gatto, che è praticamente questo mozzato così con quale sviluppo tutti i miei trucchi, soprattutto ultimamente sfumo benissimo la matita Pupa e adesso anche quella di De Palma. Le due matite ultime che vi faccio vedere, questa credo che ci sia ancora color burro della Collistar, infatti è chiamato Butter, burro della Collistar, che faccio sia il contorno labbra, in realtà spesso uso Perfettina della Nelle Cosmetics, che conoscete, oppure la uso sotto l'arcata disegnata, sopraccigliare per illuminare e alzare l'arcata. E poi l'ultima che è di Wycon, sempre della linea Miao Miao, che so che molti di voi avete comprato, non mi ricordo il numero, è la numero 3 Plum, che è questo color prugna qui. Vedo tanti saluti. Quale color La sono? mia pochettina si è finita, quindi posso anche cianciare con voi di altre cosine.
E mi piacciono tantissimo le tinte labbra, solo quelle di Wygon. Ne ho provate diverse e svariate, mi tirano tantissimo le labbra. Ho comprato anche una tinta labbra della The Balm, ma non ce l'ho qui. Ah no, ce l'ho qui nella borsa. Che vedete la mia borsa? Sta lì. Mi faccio vedere l'ultimo acquisto della The Balm. No, è quella lì nera, amore. Sì, guarda, se la apri, Dani, c'è dentro, non riesce a mettere le manine, vi faccio vedere una cosa. Sta metà a borla. Aspetta, ci penso io, sento caldo, ma fa caldo qua. Mamma, qua dentro il tuo madre che fa? Eccola. Oh, mi sciocchezza, c'è il gatto sopra. Non vedi, me l'ero portata dietro. C'è un'altra piccola cuccetta, perché voi dovete sapere che quando non mi porto dietro praticamente quella grossa, io qua dentro però solitamente porto solo del burro cacao, che è quello al latte d'asine che avevo preso a Civita di Bagnoregio, che stramo anche questo, sa di vaniglia. E la mia tinta labbra 77, che ce n'ho miliardi in ogni borsetta perché è la preferita di sempre, perfettina, che gli ho cambiato il tappo perché l'avevo perso, di Neve Cosmetics, c'è una manina che vi saluta. E crema mani, bravo, della Caudalie, crema mani al limone, tutto mini mini infilato qua, elastici, forbicine e finalmente dei bambini, mi porto sempre dietro, perché sono sempre taglio fili, taglio di unghietta all'improvviso loro. E poi questa tinta labbra di The Balm che ho comprato ieri. In realtà il colore risulta essere un pochino più pesantino per la primavera, però era già tanto che ci stavo dietro e me lo sono riprovato e finalmente sono riuscita a vederlo di mattina, perché ieri di solito ci passo sempre la sera un po' di corsa quando vado a fare la spesa. Invece è capitato che ieri mattina il mio marito stavamo lì e io me la sono provata, sono uscita fuori finalmente al sole, me la sono guardata, è un po' prugna, un po' dipende quanta ne metti, come la dosi. Se ne metti poco dà un colore salutare alle labbra, se ne metti un bel po' è proprio prugna intensa sulle labbra. Penso che si pronunci in francese, forse charmant, non so se è francese o se è inglese. Posso charmant sembra charming. Vedi un po', da è charming che è questo colore intenso tipo prugna, qualcuno ride. Io amo le tinte labbra Kylie, sorella Kim Kardashian, non le ho mai provate, le proverò. E voi sapete che io avevo già una tinta labbra di The Balm che mi era piaciuta, risultano forse un po' più sopportabili, poi dipende dal colore, ho notato. Il colore è questo, che se adesso siamo in un interno di una casa, quindi non so quanto si possa vedere il colore. Comunque, se dosato bene, insomma, non è un bel colore e riprende proprio i toni poi del trucco che io ho un po' sugli occhi, quindi questi toni bordeaux, prugna, violacei, quindi mi è piaciuto tanto. Non è scura e non è forte, sì? Cioè. Ragazze, per questo mio video, per i trucchi, c'è un'altra persona dietro le quinte. Le sorprese non finiscono, perché quando sentono che faccio le dirette, mia madre, mia sorella, l'ho invitata io, i bambini tutti qua attratti, mio figlio addirittura certe volte quando che poi taglia i pezzi, è piccolo, Attila, si mette là che si guarda dallo specchio e fa così ma ammazzo dalle risate, pure loro, alla fine giochiamo, mo te lo faccio vedere, giochiamo pure con delle icone che stanno qua sotto, là, guarda qua, tipo cagnolino. Aspetta, ma io lo faccio vedere pure a loro. Ah, sì. Quanto si diverte Flavio, guarda. Ma ce n'è una che mette, guarda questo. Guarda come scintillante. Poi gli occhiali. Sì. Li cambio. Ma no, scusa, ma il mio carica video dove sta? Per terra c'è qualcosa. No, per terra non c'è il carica video mio. Levati. Mamma mia. Allora, ragazze, auguri di buona Pasqua. Ci fai vedere come sei vestita? Allora, ho i jeans come al solito, perché sapete che è un periodo di jeans, questi e quelli di talli. Sotto c'ho i stivaletti, poi c'ho il body della Katia che vi ho fatto a peperine, e semmai metto come copertina proprio la foto di questo body che è praticamente smanicato. Infatti qua fa un caldo bestia da mia madre, ma già oggi come giornata è assolata e calda. Siamo e alle sopra, Hawaii. Siamo alle Hawaii. Non siamo ai tropici, perché ieri diluviamo, c'era caldo. Mia sorella va via. Io vi lascio, vado a discutere con mia madre, non so che problemi abbia oggi. Io vi mando un mega bacio e devo fare il video acquisti e spero di riuscirci domani mattina, assolutamente. E l'altro acquisto è questo. Andiamo a fare operazione dopo.
che ho preso da H&M e vado a truccare mia sorella. E se si farà fotografare, la vedrete. Bacio, vi salutiamo. Ciao! Auguri, cocche!